Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare sempre un po' di esposizioni. Perché secondo me è importante andare a fare l'esposizione? Perché l'esposizione, al di là di quello che è la competizione che ci può essere tra vari tipi, dovrebbe essere un punto d'incontro tra allevatori dove poter andare a parlare della razza, potersi scambiare soggetti, opinioni, parlare di monte e quant'altro. Io ho notato un grosso cambiamento da quando facevo le esposizioni 25 anni fa, adesso le faccio ad oggi. Addirittura c'è gente che prima di uscire dal ring non dà più nemmeno la mano al giudice o la mano ai concorrenti, e questo io la trovo veramente una grossa mancanza di rispetto, senza parlare quello che è l'ambiente un po' intorno al ring, dove sembra sempre qualcuno che le persone insomma si guardino un po' di traverso. Io vengo dal mondo del segugismo, dove uno può essere a favore o meno dell'attività venatoria, però dove lo spirito è completamente differente, dove c'è una grande volontà di aiutarsi, di scambiarsi opinioni tra appassionati, disinteressati, dove l'unico interesse è quello di migliorare tutti insieme quello che è la razza. Ecco, questo nel circuito espositivo io non lo vedo assolutamente, vedo una grande concorrenza, una grande rivalità, e questo mi dispiace. Poi altra cosa che mi dispiace è che vedo persone che portano cani in esposizione dove io so benissimo che all'interno di quelle linee ci sono cani portatori di epilessia, e anche io stesso ho avuto problemi di questo tipo in passato all'allevamento, perché ci sono delle linee conosciute da tutti che hanno questa tara, e dove io negli ultimi 10 anni, per riuscire anche a ripulire quello che era, diciamo, la presenza di alcune linee che portavano queste problematiche, sono andato a inserire in allevamento soggetti che morfologicamente non erano assolutamente meritevoli, cani che io chiamo aborigeni, ovvero cani selezionati esclusivamente per l'attività venatoria, però che manifestavano una salute di ferro da generazioni e generazioni, per andare poi dopo a riportarli in standard. E adesso, dopo 10 anni, ho ricominciato, diciamo, potermi permettere di rientrare in ring e ottenere dei risultati, perché io il percorso che faccio si basa sempre su 3 punti: il primo è la salute, il secondo è il carattere, il terzo è la morfologia. Però invece vedo persone che continuano a portare linee, diciamo, che si sa bene tutti che portano avanti dei problemi. Questo è un po', diciamo, il motivo per... Bisogna partire all'albori. Perché uno alleva? Se alleva per portarsi a casa la coccarda, la coppa, la medaglietta e sentirsi di bravo e far due foto, o se alleva, diciamo, per cercare di migliorare la razza. Ognuno fa quello che gli pare, noi sappiamo quello che facciamo e siamo contenti di come stiamo lavorando. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.